Buongiorno, io nei miei viaggi ho incontrato spesso delle turche. Mi riferisco sia alle turche come persone fisiche in Turchia, sia alle turche come sistema di evacuazione dei propri fluidi e solidi corporei. E la turca per molti è un problema, cioè io mi ricordo fin da quando ero piccolo sentivo gente che diceva: no, io nella turca non riesco ad andare, no, per me è un problema se non c'ho il water. E io devo dire che in parte ero una di queste persone, perché utilizzare una turca per noi occidentali può essere un problema e può andare a ledere quello che è uno dei piaceri fondamentali della vita umana, ovvero però è brutto usare questi termini. Però nella mia vita c'è stata una svolta, perché a un certo punto della mia vita ho viaggiato e mi sono trovato in paesi in cui c'erano le turche, a partire dall'Albania e poi la Turchia, poi soprattutto in Nepal e in Iran. E gradualmente ho imparato a utilizzare questo strumento e ho imparato a trovare libertà e serenità nell'utilizzo della turca, addirittura quasi maggiore dell'utilizzo dei water normali occidentali. Perché è bella la turca se riesci ad andare oltre quell'ostacolo iniziale? Perché la turca fa sì che tu possa svolgere quell'atto nella posizione naturale con cui noi svolgiamo quell'atto da milioni di anni. Cioè, sono 3 milioni di anni che c'è l'uomo, le prime forme di ominide. Non è che ci avevano il water, assumevano la posizione per svolgere i loro bisogni, che viene riprodotta quando sei su una turca. Cioè, la turca alla fine non è niente, è un buco nel terreno. Noi abbiamo perso questo contatto con la natura, con il nostro modo di essere più profondo, e quindi noi ci siamo abituati a stare seduti su un water, e quindi ti trovi davanti a una turca e dici: ma cosa faccio? Mi metto come se fossi seduto, però non c'è il supporto del water e quindi non sono realmente seduto, quindi faccio fatica, sono insofferente. Ma il problema è che tu, quando sei su una turca, non ti devi sedere, cioè non devi sederti in area, non devi sederti così, però senza supporto dietro, perché se ti siedi così è ovvio che fai fatica. Quello che devi fare quando usi una turca è accovacciarti. Ti devi accovacciare. Adesso prendo il mio, mi riprendo col mio cellulare. Proviamo a vedere se si riesce, se si vede. Caputta. Cioè, fondamentalmente, quando sei su una turca, ti devi mettere giù come se stessi, non so, come se devi stare in questa posizione qua. E questa è una posizione di assoluto riposo. Cioè, io adesso sento un po' di tensione qua nei polpacci, però non sto faticando fondamentalmente. E quindi quando sei in quella posizione lì, poi diciamo che una volta che riesci a superare quel gradino, quell'ostacolo iniziale e capire bene la posizione che devi tenere, tutto diventa più bello e tutto diventa fantastico. A me è scattato qualcosa dentro e inizialmente io anch'io provavo, era una sofferenza, poi ho capito come dovevo mettermi e da lì è diventata una gioia. Comunque, vabbè, a parte tutto questo, direi che ho detto tutto quello che dovevo dire e quindi basta. Io auguro una buona turca a tutti e ci rivediamo per un prossimo video con altri consigli. Alla prossima. Buona turca a tutti, amici miei. Ricordate di credere sempre nei vostri sogni. Nessuno potrà mai dirvi quello che potete o non potete fare. Nessuno potrà dirvi che non potete godervi una turca. Siate i soli artefici del vostro destino.